Sapri, presentati i 10 di Vito D'Agostino, esperienza e rinnovamento per rilanciare la città. Scalea, il buco nei conti per l'acqua, tariffe arrotondate per eccesso e il comune tira le somme. Basilicata, il terreno si sbriciola, intanto arrivano i fondi statali per combattere i crolli. Maratea, la pioggia del weekend pasquale non limita le visite nella cittadina lucana. Buonasera, erano le anticipazioni di Rete 3 News, edizione delle 19.45 di martedì 10 aprile 2012. La politica a Sapri, la corsa verso le comunali va avanti nel weekend. Presentazione della compagine di Vito D'Agostino, candidato a sindaco della città della Spigolatrice, il punto nel servizio di Giuseppe Miraglia. Esperienza e rinnovamento, questi i punti cardine di Insieme per Sapri. La lista civica impegnata nella tornata elettorale del 6 e 7 maggio 2012 è stata curata dall'ex sindaco e aspirante primo cittadino di Sapri, Vito D'Agostino. La popolazione saprese ha potuto conoscere i candidati e programma elettorale del sodalizio sabato pomeriggio. Credo che mai come in questo momento ci sia la necessità di affidare la città a persone che hanno già dimostrato in passato di saper anteporre gli interessi della città a quelli proprio personali. È dalla consapevolezza di tutto questo, ovviamente, nasce un rinnovato impegno. A sostenere la candidatura di Vito D'Agostino e Insieme per Sapri, il gruppo politico Sapri Cantiere Aperto con Antonio Aita. Un percorso politico che è già partito dall'autunno e che attraverso un impegno programmatico ha avuto il riconoscimento nella lista di Vito D'Agostino Insieme per Sapri, e che comunque ha avuto una composizione non facile. Questo è il riconoscimento di un valore politico e non di una candidatura trattata singolarmente. E non manca nella compagine di Insieme per Sapri la voce delle donne. Partecipo soprattutto per tutte le donne che lavorano e che hanno, fanno grossi sforzi per mandare avanti il loro lavoro e la loro famiglia. Così come partecipo per tutte le persone che non sono più sane, non sono più giovani e che hanno bisogno di attenzione. Un programma ambizioso, quello di Insieme per Sapri, come ha spiegato il candidato a sindaco Vito D'Agostino. Ha la necessità di rilanciare turismo e commercio in questa nostra cittadina. Certo, è una sfida che richiederà sicuramente grossi sforzi, visto il momento di particolare congiuntura che in questo momento stiamo attraversando, ma io credo che se riusciremo a avere ancora una volta la fiducia della città e soprattutto la collaborazione della città, riusciremo a fare un buon lavoro. L'associazione calcistica Cetraro 1964 chiede lumi all'amministrazione comunale sul nuovo stadio. In un comunicato stampa il subcommissario Emilio Quintieri sollecita urgenti provvedimenti sul nuovo impianto sportivo in località Santa Maria di Mare, finanziato con un contributo di 870.000 euro dalla provincia di Cosenza. Ancora una volta, sostiene Quintieri, sono costretto di intervenire per attirare l'attenzione dell'amministrazione e della cittadinanza su questa vicenda, poiché ad oggi nessuna notizia positiva si registra in merito. Non è più accettabile, prosegue il dirigente calcistico, una situazione del genere. Vogliamo conoscere i tempi di realizzazione del nuovo stadio. Chiediamo con urgenza, termina il comunicato, un incontro con il sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta, il consigliere con delega allo sport Carmine Quercia e il presidente della provincia di Cosenza Mario Gerardo Oliverio. Andiamo a Scalea, dove torna d'attualità il tema del debito dell'ente comunale con Sorical. Con due distinte determine gli uffici provano a mettere a posto i conti. Gaetano Bruno. Più che una resa dei conti si tratta di fare i conti e di farli esatti. Il comune di Scalea ha deciso di farlo con Sorical, la società che gestisce le risorse idriche calabresi e che vanterebbe circa 7 milioni di euro dal comune tirrenico. Una situazione di cui si è spesso parlato e che è stata anche oggetto di attacchi da parte delle opposizioni nei confronti della compagine di Pasquale Basile fin dal suo insediamento.
Una vecchia storia fatta anche di disfunzioni tecniche che avrebbero aggravato perdite di acqua, specie nelle zone di confine, con relativo aggravio per le casse comunali del comune di Scalea. Ma finalmente i nodi sembrano essere arrivati al pettine. Con due distinte determine, gli uffici preposti hanno dato il via libera alla liquidazione delle fatture per l'erogazione del servizio per l'anno 2011 e modificato al contempo tutta una serie di atti relativi ai pagamenti dal 2009 a tutto il 2011. Pagare sì, ma al prezzo giusto. Infatti, secondo quanto rilevato, nella conversione da lire ad euro della tariffa, come stabilita dal decreto ministeriale del 96 sulla determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, c'è stato un arrotondamento per eccesso di pochi centesimi di euro a metro cubo, che però, moltiplicati per le centinaia di migliaia di metri cubi di acqua, fanno segnare variazioni sensibili. Precisamente il prezzo per l'acqua erogata a gravità da 285,72 lire è stato trasformato in 15 centesimi al metro cubo, mentre l'acqua erogata per sollevamento è passata da 486,75 lire a 25 centesimi. Prezzi arrotondati per eccesso che nel totale dal 2009 al 2011 farebbero spendere al comune di Scalea più di 800.000 euro in più del dovuto. Il sindaco Pasquale Basile aveva sempre dichiarato di avere intenzione di pagare, ma il giusto. C'è da ricordare che dal 2003 fino al 2010 il comune di Scalea non aveva praticamente mai pagato, costituendo questo del debito per la fornitura dell'acqua uno dei problemi più importanti che la giunta Basile si è trovata ad affrontare. Insieme alla vicenda delle cartelle pazze, il debito con Sorical, che rimane oggetto di contenzioso presso il Tribunale di Paola, è quello che più volte ha fatto aleggiare lo spettro del dissesto economico, spettro che si sta tentando in tutti i modi di mantenere lontano dalla città. Ci spostiamo in Basilicata, discariche abusive all'interno di grotte naturali a Lauria. A segnalarle Mariano Labbanca, consigliere comunale di opposizione del PDL, che ha interrogato sulla vicenda il sindaco Gaetano Mitidieri e l'assessore all'ambiente Rosario Sarubbi. Labbanca avrebbe raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini sullo stato delle grotte situate nei pressi dell'abitato in via Cerruto. Negli incavi naturali si registrerebbe la presenza di rifiuti di vario genere, compreso Eternit. Nella stessa zona Labbanca segnala inoltre la presenza di alcuni muri pericolanti, oltre che di ostacoli fisici al transito di autoambulanze, per i quali ha interrogato l'assessore ai lavori pubblici, sempre del comune di Lauria. Lauria, dove prosegue l'ondata di furti. Nelle ultime ore l'ennesimo caso, un tentativo di furto in villa avvenuto in una delle contrade periferiche di Lauria e nel corso del quale un malvivente è stato ferito da un colpo di fucile esploso dal proprietario, accortosi della presenza di estranei nella sua abitazione. Il ladro, un extracomunitario senza permesso di soggiorno, è stato poi arrestato dai carabinieri presso l'ospedale di Lagonegro, dove si era recato a causa delle ferite. E sull'ondata di furti in città interviene il gruppo consiliare Lauria Libera IDV chiedendo azioni concrete. La popolazione è esasperata, sostiene il gruppo politico, tanto che la gente inizia a fare giustizia da sé. Intanto è in corso di organizzazione a Lauria una marcia silenziosa per le vie del paese che terminerà di fronte al municipio per manifestare solidarietà alle vittime dei furti e per sollecitare l'amministrazione comunale di intervenire. Giovedì 12 aprile, inoltre, sul tema è prevista una conferenza dei capigruppo consiliari. Ci auguriamo, sostengono da Lauria Libera, che dalla riunione si esca con decisioni operative, altrimenti chiederemo un consiglio comunale straordinario. Noi, proseguono, riteniamo comunque indispensabile il potenziamento della locale stazione dei carabinieri. E sempre dalla Basilicata parliamo di rischio di dissesto idrogeologico. Un accordo tra governo e regione assicura 24 milioni di euro per la messa in sicurezza dei comuni. Il servizio. 24 milioni di euro, 123 comuni su 131 a dissesto idrogeologico, dei quali 56 per frane, 2 per alluvione, 65 rischiano entrambe le calamità. Questi numeri della Basilicata, un territorio che si sbriciola e che sarà destinatario di 23 milioni 900 mila euro per interventi relativi al dissesto idrogeologico. Finanziamenti che si vanno ad aggiungere ai 7 e ai 4 milioni già stanziati rispettivamente da Regione e Stato. Una cifra, quella che riceverà il fragile territorio lucano, sancita in un'intesa tra Vito De Filippo, presidente dell'ente regionale,
Fabrizio Barca, ministro della coesione territoriale, e Corrado Clini, ministro dell'ambiente. Quest'ultimo dicastero ha individuato soltanto nel 20% dei comuni a rischio un impegno attivo per mitigare il pericolo di crollo. Ben il 47% invece non fa praticamente nulla per prevenire alluvioni e frane. Dati che secondo il Ministero dell'Ambiente dimostrerebbero quanta strada bisogna ancora percorrere per mettere in completa sicurezza i cittadini. Ed è proprio in questa direzione che sono stati stanziati questi fondi, di cui beneficeranno anche i comuni della Valle del Noce. Nello specifico l'Auria, che con 450.000 euro dovrà procedere con lavori di sistemazione idrogeologica di Contrada, Seta e Gramile, e l'Auria inferiore con 330.000 euro per la messa in sicurezza delle zone Vico Quarto, Cerruto ed il costone roccioso di Monte Armo, il cui rischio di crollo, secondo gli esperti, sarebbe connesso proprio alla vicinanza con il centro abitato. 580.000 euro per Trecchina, dove i lavori verranno concentrati sulla strada statale 585 Fondo Valle del Noce, dei quali 500.000 per località Zillona e 80.000 per la messa in sicurezza del costone roccioso all'altezza del chilometro 9 della statale. Anche Nemoli e Rivello, nel mirino del ripristino delle aree a rischio frana. Per Torrente Vallone a Nemoli sono stati stanziati 130.000 euro per la sistemazione idraulica del corso d'acqua, mentre lavori di consolidamento saranno necessari per la frazione Can Martino di Rivello per una spesa di 350.000 euro. Mancanza dei finanziamenti per il dissesto idrogeologico e inadeguatezza nella raccolta dei rifiuti sono gli argomenti che tengono banco in questi giorni nel comune di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza. Il sindaco Enrico Granata non ha ancora chiarito la posizione dell'ente sulla possibilità di procedere per vie legali a seguito della bocciatura nell'erogazione dei fondi per le frane del 2009. Sul tema è intervenuto Giuseppe Mistorni, ex consigliere della Regione Calabria, che ha sottolineato l'importanza di uscire da questa insostenibile situazione di crisi da cui non si vede uscita. Polemica a Belvedere anche attorno ai rifiuti. Il consigliere di minoranza, Riccardo Ugolino, che ha parlato di fallimento della raccolta differenziata e ha denunciato come la Geoambiente, che si occupa del servizio di recupero e smaltimento, non avrebbe adempiuto alle procedure necessarie ad una raccolta corretta. Ritengo, ha commentato in risposta il sindaco Granata, che la differenziata a Belvedere funzioni bene. Non ho riscontrato alcun tipo di disagio o di insoddisfazione da parte dei cittadini, quindi, conclude Granata, rimando al mittente le accuse di noncuranza e fallimento. Andiamo a Maratea, maltempo e freddo non hanno intimorito i turisti nel weekend pasquale. Vediamo il servizio di Giuseppe Miraglia. La pioggia caduta sul golfo di Policastro nell'ultimo fine settimana, in particolare su Maratea, ha macchiato sì i progetti dei tanti turisti pronti a rilassarsi nell'atteso weekend pasquale, ma non ha certo minato l'alto gradimento che gli stessi nutrono per la cittadina del Cristo. È un posto che ci piace tanto, insomma, tranquillo. E quindi alla prima occasione, questa è una piccola gita fuori porta, insomma, preferiamo questa zona qua. Devo dire che su questa parte della costa, fra Diamante, qui Maratea e poi andando giù verso Pizzo, Tropea, sono i posti in assoluto più belli della Calabria, insomma, dovete visitarli. I vacanzieri che si sono riversati su Maratea hanno spiegato anche il perché della loro scelta. È giusto una vacanza qui al sud, che noi siamo delle Marche, e abbiamo amici che hanno un appartamentino qui. Sinceramente è la prima volta che vengo qui a Maratea e mi hanno detto adesso che c'è sopra il Cristo da andare a vedere. Nonostante il maltempo non è venuto meno l'ottimismo degli esercenti. Io mi aspetto che Maratea possa essere piena di gente, sono abituato a ragionare in maniera positiva e credo ancora una volta, dopo averci creduto per 50 anni, che Maratea possa reggere e quindi può ricevere tutto quel turismo che magari in altri momenti storici, quando l'economia era fiorente, si dirigeva verso zone come dire, più appetibili, più rinomate, più conosciute. E il prossimo appuntamento? Nei mesi estivi? No, prima, estate, ci vuole tempo, noi veniamo spesso, quindi può darsi l'altro weekend, insomma. È un posto che mi sentirei di consigliare anche agli altri. E continuano a non arrivare buone notizie dal meteo. Secondo il sito internet 3B Meteo, infatti,
Il mese di aprile sarà ricordato come uno tra i più instabili e freddi degli ultimi 20 anni. Secondo un altro sito specializzato in previsioni, meteo.it, l'Italia invece sta per essere investita da una sequenza di perturbazioni della durata complessiva di 10 giorni che interesseranno molte regioni italiane, con piogge e temporali, in particolare mercoledì in Campania. Per il bel tempo e per un miglioramento consistente delle temperature bisognerà attendere dopo il 20 aprile e proprio per il ponte del 25 aprile. Torniamo a Maratea, dove nel weekend di Pasqua la Proloco è stata impegnata in una importante iniziativa di solidarietà. Vediamo quale. Tra pioggia e crisi c'è stato anche chi nei giorni a cavallo di Pasqua ha pensato agli altri. La solidarietà non va in vacanza e anzi, nelle località turistiche come Maratea, la possibilità di raccogliere fondi per una giusta causa si moltiplica con l'arrivo dei turisti. Un piccolo contributo per il bonsai della Lights che è stato offerto in 3.000 piazze italiane. La Proloco di Maratea ha inteso così aderire alla giornata nazionale di raccolta fondi per dare il suo contributo alla lotta contro uno dei mali del secolo. È una piaga che non si riesce, a cui non si riesce a trovare cura. Speriamo che con i piccoli contributi di ognuno si possa arrivare a un grandissimo risultato. Oltre alla solidarietà e all'impegno sociale, la Proloco di Maratea si prepara ad altri importanti appuntamenti di promozione del territorio che la vedranno impegnata nel mese di aprile. Il 28 aprile a Maratea, nel pomeriggio a partire dalle 16, avremo il convegno legato all'enoturismo nel Golfo, se è una prospettiva reale o solo mera utopia, che si terrà all'interno dell'iniziativa denominata Le vie di Dioniso e Bacco nel Golfo di Policastro, e seguirà una mostra mercato dei vini regionali della Calabria, della Campania e della Basilicata. L'associazione culturale di volontariato Skidros di Buonvicino organizza Piccole Nuove Voci, ovvero l'annuale concorso canoro per bambini. L'evento è previsto per il prossimo sabato 16 giugno in piazza 17 settembre. Scopo principale della manifestazione, spiegano gli organizzatori, coinvolgere e far divertire piccoli cantanti attraverso l'interpretazione di canzoni per bambini o classici della musica italiana. Sul sito internet buonvicino.net è possibile trovare il regolamento per le iscrizioni al concorso, iscrizioni che scadono il 28 aprile 2012. Due fratelli di 14 e 7 anni in fuga da una casa famiglia di Firenze per riabbracciare la nonna materna a Sala Consilina. Vediamo com'è andata a finire nel prossimo servizio. In fuga per oltre 600 chilometri per poter riabbracciare la nonna materna. Il lungo viaggio da Firenze a Sala Consilina, affrontato da due fratelli di 14 e 7 anni per incontrare di nuovo l'amata parente, ricorda la trama del famoso romanzo di Hector Malot, Senza famiglia, pubblicato nel lontano 1878. La fantasia del romanziere francese diventa realtà dei giorni nostri con i due fratellini, lei 14enne e lui di 7 anni, che hanno attraversato mezza Italia per poter coronare il sogno di rivedere la nonna. Per mettere in atto il loro sogno, i due ragazzi sono fuggiti dalla casa famiglia nella quale erano ospiti, una comunità di Firenze nella quale i due fratelli vivono da qualche tempo. I due fratelli, raggiunti a piedi la stazione, sono saltati sul primo treno diretto a sud. Un viaggio vissuto con l'ansia di essere scoperti e con la voglia enorme di incontrare l'amata nonna, che ha lasciato il treno e proseguito su un pullman lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria verso il Vallo di Diano. Giunti a destinazione, i fratelli hanno chiamato da una cabina telefonica la casa famiglia per non far preoccupare i propri assistenti. Una telefonata che tramite il riscontro del prefisso telefonico 0975 ha permesso di localizzare i fuggitivi nel distretto del Vallo di Diano. Immediato il collegamento con la nonna materna da parte dei responsabili della casa famiglia, che hanno chiamato i carabinieri di Firenze spiegando la situazione. I militari toscani hanno quindi allertato i colleghi della stazione di Sala Consilina, che a neanche 24 ore dalla fuga da Firenze hanno quindi rintracciato i due ragazzi a casa della nonna, in ottime condizioni. Dopo il ritrovamento, i due fratelli sono stati affidati in modo temporaneo a una zia residente nel Vallo di Diano. Di quanto accaduto è stato informato il Tribunale dei Minori di Firenze, che ha la competenza sui due ragazzi. Saranno ora le autorità competenti a decidere quale sarà il loro futuro.
L'Assemblea dei soci della Proloco di Sapri ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione. Amalia Bevilacqua, il nuovo presidente, Mauro Paparella, il vice, Francesca Pascale, segretaria, Carmine Brancaglione, ragioniere, Chiara Avagliano, cassiere. Completano il direttivo Carla Mazzilli, Eva Pasquale e Rossella Cosentino. Il prossimo 19 aprile alle 15.30 è prevista la presentazione pubblica degli obiettivi della nuova Proloco di Sapri. Grande successo sabato scorso per il World House Festival, primo DJ contest del Vallo di Diano. Vediamo. Grande successo sabato sera per il World House Festival, primo DJ contest del Vallo di Diano. Tantissimi giovani DJ provenienti da tutta Italia si sono sfidati a suon di musica per raggiungere il sogno di esibirsi al fianco del grande DJ internazionale Victor Simonelli. La manifestazione è stata divisa in due momenti, una prima fase di preselezione che si è svolta nel pomeriggio di sabato a porte chiuse e nella quale tutti gli iscritti alla competizione si sono sfidati davanti alla giuria. A presentargli una voce d'eccezione, la vocalist Lady Glenda, Catwoman Voice, che per tutta la durata dell'evento ha annunciato con simpatia e familiarità i nomi dei giovani talenti che si sono susseguiti alla console. Tutti i giovani si sono dimostrati eccezionali DJ, ma alla fine solo in sei sono stati selezionati per la fase finale e per l'agognata esibizione davanti al presidente di giuria Victor Simonelli. Stefania Frate, Maurizio Lovizio, Pietro Ruocco, Mariano Messuti, Bernardino Dauria, Rosario Sorrentino. Ai sei selezionati si è poi aggiunto Mariano Imparato, ripescato dalla giuria. In serata i sette finalisti si sono nuovamente esibiti davanti ad un folto pubblico e alla giuria presieduta dal grande DJ Victor Simonelli, che ha seguito con estrema attenzione tecnica e comportamenti alla console dei partecipanti. Ad aggiudicarsi il primo DJ contest del Vallo di Diano alla fine è stato Mariano Messuti, che oltre al trofeo riservato al vincitore si è aggiudicato un premio da sogno, l'esibizione al fianco di Victor Simonelli in una delle tappe del tour mondiale del DJ tra Londra, New York o Dubai. Siamo in chiusura, giusto un'occhiata al meteo previsto per domani, mercoledì 11 aprile, nuvolosità variabile a tratti intensa con piogge e rovesci sparsi più frequenti sulla Campania nella seconda parte della giornata, temperature stazionarie, venti moderati dai quadranti meridionali. Qualche appuntamento, domani a Potenza, conferenza di presentazione dell'iniziativa Basilicata Home Nice to Meet You, nuovo format di promozione turistica cofinanziato dalla Regione Basilicata e dall'APT alle ore 11 presso la Sala Verrastro della Regione Basilicata. A Tortora, Consiglio Comunale, tra gli argomenti in discussione, l'imposta municipale unica, l'IMU, è previsto alle 17.30 in via panoramica al Porto. E infine a Cosenza, messa in scena de stile Novecento, liberamente tratto da Novecento di Alessandro Baricco nell'ambito della rassegna teatrale Last Minute alle ore 20.30 presso il Piccolo Teatro dell'Unical. Con questo è tutto, l'informazione torna domani mattina alle ore 9 con la rassegna stampa da Andrea Polizzo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. We'll be right back.